Gnecchi prova ad entrare, bravissimo Iattoni a metterci la mano. Allora Rubini va a recuperare palla, prova tra due, entra Rubini, 5-0. Sta facendo fatica in attacco, non ha ancora segnato dal campo nei primi 7 minuti e 30. Iattoni prova ad entrare, chiede il fallo, ma poi sbaglia, ma la palla è sotto per Filippini, bello! Dove è piuttosto efficace. Rubini arma il braccio, la tripla! Oh, comodo l'appoggio per lui, Mancino. Da sotto, Ballabio! Giustamente, rimettendo in campo Bartoli. Ballabio, bravissimo a deludere! Di Cesena, non lo scopriamo certo noi l'importanza di un buon allenamento, però è sicuramente visibile. Ballabio! C'è ancora Ballabio, Iattoni. Testa! Arma il braccio, testa, va benissimo che riesca a ritrovare confidenza per Iattoni. Ricordiamo 7 secondi, Rubini prova ad entrare, va nel traffico, Rubini se l'inventa, testa, prova ad entrare, testa, non facile. Anumba, bello il movimento, si prende la linea di fondo, ma Pistilli è bravissimo a marcarlo, Anumba. Frangente della partita. Assolutamente, poi mettiamoci che invocò Iobini, ne ha tirati 8 solo lui. Ballabio si prende il suo tiro. Quindi è giusto continuare in questa maniera fino alla fine. Ballabio, scarico per Rubini, tripla importantissima! Sbaglia, ma Anumba rimbalzissimo! Bastire l'azione per l'Arechico, più 16. Petrucci. Tiro non semplice! Dicevamo, questo comunque è un qualcosa che sta favorendo Faenza. Ballabio, la tripla! Anumba, bello! Il gioco a due con Iattoni. Belosi 1-3, intanto il computo dei falli, uno quello segnato da Faenza, commesso da Faenza, 3 per Cecina, più 18, 2-34 alla fine. Ballabio, Pieric, bella palla per testa che prova ancora la tripla, Anumba va a segnare e finisce qui 83-64.